Nuova tattica agonistica di grande rilievo ha battuto un Milan che, pur rimaneggiato per le numerose assenze, non si è mai dato per vinto. 3-2 il risultato finale, 5 gol tutti di eccellente fattura. Al settimo, prima rete del Perugia con un calcio di rigore concesso da Ballerini per un fallo di Puoghi su Caneo, la trasformazione era di Amenta. Al dodicesimo, il primo pareggio, punizione di Evani, bel cross, ma difesa del Perugia ferma e Serena di testa batte Di Leo. Il 2-1 per il Perugia è opera di Pagliari, che su invito di Piga entra in area, sbilancia i carti, lascia partire una fiondata di sinistro imprendibile. Al 18° della ripresa pareggia Gadda per il Milan. Il giovane Gadda era stato inserito da Castagnera al posto di Romano infortunato. La fiondata dal limite si infila all'incrocio. Passa un minuto e il Perugia va a quota 3. Angolo di Mauti, colpo di testa a seguire di Caneo e girata di Pagliari.